ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Dopo vari tira e molla è arrivata l'ufficialità, ovvero Maurizio Sarri e Jorginho sono i nuovi acquisti dei Blues del Chelsea di Abramovich. Mamma mia, mio inglese impeccabilissimo. Solo per Jorginho il Napoli incasserà, o meglio ha incassato, 64 milioni e mezzo, 57 milioni più 8 di bonus, a differenza del City che offriva 55 milioni. Insomma, il Chelsea gli è bastato mettere 2 milioni in più e se l'è portata a casa. Mi sembra che Jorginho guadagnerà 6 milioni e mezzo o 6 milioni per 8 anni, insomma, mi sembra, ma comunque cifre spropositate, cifre fuori parametri per il Napoli e non solo in Italia, a parte la Juve, so, permettere un pagare un giocatore 6 milioni, ma anche la Juve ne sordo, ma va bene. E comunque questa cessione è un capolavoro, perché quando bisogna dire le cose bisogna dirlo, di De Laurentiis, ok? L'ha fatto e non è nuovo a fare questi scenari, no? Spendere un tot e vendere in maniera spropositata i suoi giocatori. E cioè 64 milioni e mezzo, Cavani lo vendemmo per 62 e Cavani è 10 spalle Jorginho a fianco di Cavani è un giocatore normalissimo. De Laurentiis ha sfruttato al meglio il momento Jorginho, che negli ultimi 3 anni è stato sempre in crescita con Sarri. E io non mi sto strappando i capelli dell'addio di Jorginho, anzi sono strafelicissimo che qualche coglione ha speso un tot per Jorginho. E che tot, voglio, che tot, perché Jorginho nel contesto di Sarri era perfetto, era perfetto, un mediano, classico mediano sulla regia, e due ad aiutarlo a difendersi, a difenderlo. L'unico problema di Jorginho è che se viene superato non riesce a recuperare l'avversario e quindi è costretto a tirare la maglia, fare il fallo tattico e al 90% ammonito. Il classico. Comunque, grande colpo in uscita, perché c'è da dire, un colpo in uscita, e con questi soldi andiamo a pareggiare, se non a superare, le cifre che abbiamo speso. Poi verso la fine del mercato farò un bilancio dei soldi spesi e guadagnati, perché lo farò quel video, e vi farò rendere conto che De Laurentiis non è cambiato manco per cazzo. Ma comunque, di Jorginho ho parlato, ok? Non mi strappo i capelli per Jorginho, perché con Sarri giocava in un modo, mentre Ancelotti non si sa, può essere pure che gioca con un contesto diverso, ok? Forse Ancelotti non gli serve un regista, e quindi, capì? Poi 64 milioni, De Laurentiis ha trovato il pollo e gliel'ha dato. Sarri, questione Sarri, allora, molti lo sminuiscono, a partire da De Laurentiis, che ha paragonato Ancelotti e Sarri con i follower, dei like, i social network, cosa che Sarri non ha, Ancelotti sì, ma è attivo poco, niente, che manda frecciatine come i 91 punti sono serviti solo a una persona, ma ci ha fatto uscire dalle coppe, se andavamo avanti nelle coppe io guadagnavo altri 15 milioni, insomma, De Laurentiis non si sparagna mai a lanciare frecciatine a chi lascia Napoli. L'ha fatto con Cavani, l'ha fatto con Lavezzi, l'ha fatto con Higuain, e lo doveva fare proprio Sarri, giustamente. Mica dice grazie in bocca al lupo, ma che? Col cazzo non cambia mai, col cazzo non cambierà mai. Comunque Sarri, io lo ringrazierò sempre per aver portato un'idea di calcio interessante, un'idea di calcio che ha fatto divertire in Italia e non solo. Certo, non ci ha fatto vincere un cazzo, ed è questo mi fa rodere parecchio, perché è un gioco bello, un gioco che piace, ma che a casa non porti niente, e con il bel gioco non fai un cazzo, cioè, ok, ti vanti dei 91 punti, non potevi fare niente di più, ma
qualcosa nel mercato potevi fare, oppure un difetto di Sarri è utilizzare almeno un po' i panchinari. Questo è il difetto di Sarri, uno dei due difetti di Sarri, ovvero non sa utilizzare tutta la rosa a disposizione. Sarà che non vedeva i panchinari a livelli dei titolari, sarà che non si fidava, sarà questo, sarà quello, ma l'abbiamo visto sotto gli occhi di tutti, ovvero che Sarri i panchinari ne usava tre, ovvero i suoi pupilli. Poi l'altro difetto di Sarri, che spero che abbia migliorato, perché altrimenti troverà pane per i suoi denti, ovvero la comunicazione. A Londra è molto più diversa rispetto a Napoli. A Londra non ci sono i lecchini, a Londra non ci sono quella che ti appoggiano sempre, che ridono alle tue battute, forse qualcuno sì, ma non fare l'idiota, perché altrimenti ti massacreranno sui giornali. Se mandi a fanculo, se manchi di rispetto qualcuno, se guardi gli alibi, se dici gli alibi, ti massacreranno. Beh, il tempo, il calendario ti faranno una merda. Quindi, caro Sarri, caro mister, migliora la comunicazione, perché altrimenti non andrai lontano, te lo dico. Io sono il primo, forse uno dei pochi, che non ti sopportava con le conferenze stampa. Quindi spero che tu sia migliorato sotto questo aspetto. Lo spero, perché altrimenti, come ho detto, non andrai lontano. Ti massacreranno, ti faranno nero sui giornali. Comunque, in bocca al lupo a Sarri e a Jorginho. Speriamo che in questi giorni De Laurentiis ci regali qualcuno di forte, perché altrimenti, come ho detto sempre, io reputerò il mercato da 4. Voglio un top player almeno, un mercato da 4. Se non viene top player, se viene top player, un mercato da 7. Quindi sì, c'è un dislivello incredibile sui voti, ma così la penso, e perché Ancelotti merita un top player. Tu che dici, che va a dire ieri la squadra è piena di top player? Chi? Mertens, che l'anno scorso non ha fatto un cazzo, che ha avuto un culo, hai avuto culo che Mertens l'anno prima ha fatto 28 gol, hai avuto culo. Hamsik, che è in fase decrescente purtroppo. L'unico giocatore determinante è Koulibaly e Allan, gli unici due che sono di un livello superiore rispetto agli altri. Forse metto pure Insigne, forse, ma deve imparare a fare le scelte giuste e di non fare quei tiri a giro che non servono proprio a un cacchio. Quindi, gli unici top player sono questi tre, punto. Tutto il resto sono giocatori normali, giocatori funzionali e basta. Quindi, detto questo, De Laurentiis, quando parli dice sempre stronzate. È innegabile. Comunque, ribadisco il mio augurio, il mio in bocca al lupo a Mister Sarri e a Jorginho. Ci vediamo al prossimo video. Forza Napoli sempre, ciao a io.